Buon pomeriggio, eccoci qua. Siamo di nuovo tornati in diretta dalla mia pagina. Io cambio le ricette. Aspetto che qualcuno si colleghi con me. Buonasera, buon pomeriggio, benvenuti alla mia pagina Io cambio le ricette. Staremo insieme un pochino oggi pomeriggio, vi spiegherò, vi mostrerò, vi illustrerò alcune ricette per Natale. Ci prepariamo a questo evento, anche se sarà, diciamo così, più semplice, più sobrio. Diciamolo come vogliamo, però non ci facciamo mancare, diciamo così, le nostre coccole a tavola, perché è importante. Intanto tanti amici si stanno collegando, vi saluto a tutti. Aspettiamo che qualcun altro si collega, poi cominciamo a cucinare insieme. Oggi faremo più che altro degli antipasti. Ho pensato delle cose sfiziose. Sembrano tante tre ricette, ma in realtà vedrete che sono davvero semplici. Buon pomeriggio, Anna Maria. Allora, io comincio col chiedere scusa che sono ciecata e non ci vedo. Quindi voi, mi piace interagire con voi, magari vi risponderò a fine diretta se avete dei consigli da chiedere oppure delle domande, oppure non so, qualche curiosità. Intanto mi sembra di vedere Sara, che saluto, ciao Sara e mando un bacio grande. E, dicevamo, ho pensato a degli antipasti barra aperitivi sfiziosi da presentare sulle nostre tavole, perché è vero, dicevamo che è un Natale un po', diciamo, sottotono, un po' sobrio, però noi non ci facciamo mancare niente, nel senso che il nostro spirito deve essere gioviale, sollevato, e comunque i nostri commensali, la nostra famiglia deve poter godere lo stesso di un buon cibo, un buon pasto. Con allegria, diciamo così, per quello che possiamo. Quindi non ci scoraggiamo. Io ringrazio la mia amica Andreina Moretti che sta condividendo questo video anche sulla pagina Insieme ce la faremo, che è una pagina che ha creato durante la precedente quarantena in primavera e che veramente è stata una sorpresa di amici, tantissimi ospiti che l'hanno rallegrata, ravvivata. Vi ricordate? Ogni pomeriggio c'era qualcosa di bello da fare, da vedere. E quindi sono molto contenta di poter rientrare nelle vostre case, innanzitutto, di tenervi un po' di compagnia e di anche, perché no, raccontarvi tante cose belle. Le mie ricette sono prese un po', diciamo, dai miei libri. Io cambio le ricette dolce e salato. Qualora volete fare dei regali di Natale, basta che mi contattiate. Costano veramente pochissimo e quindi con poco fate un regalo un po' simpatico, un po' diverso, no? Ma che ve lo dico a fare? Che io dalle mie ricette ho ricambiato le ricette, aiuto, e quindi cambio sempre. Io direi di metterci all'opera e di cominciare a cucinare. Ciao Jenny, ciao Camilla, vedo. Mamma, come sono ciecata, il tempo passa e divento sempre più cieca. Ok, allora. Gli antipastini barra aperitivi sono tre. Preparerò ho chiamato medaglioni, ma sono in realtà dei medaglioni. No, dai, sono degli scrigni di pasta sfoglia con dentro il formaggio spalmabile e il salmone. Userò molti formaggi, come vedrete, userò cibo, diciamo così. Come devo dire, magro, ecco, perché ho pensato più a una vigilia di Natale, quindi la tradizione vuole che sia di magro e quindi pesce e formaggi. Nel frattempo, voi
Potete cambiare anche voi le ricette qualora ci sono, perché ho pensato alle mie amiche allergiche al lattosio e quindi insomma cambiare diciamo gli ingredienti a vostro piacimento e secondo le vostre necessità. Saluto tutti, mia sorella, saluto, vi saluto, poi ci salutiamo meglio strada facendo. Ok, non mi fate emozionare che già siete tantissimi, se no faccio macelli. Allora, cominciamo. Io spero che voi vediate perché io come sempre ho tutte, adesso sposto le, ecco, sposto le vostre, diciamo così, i vostri commenti, di modo che riesco a vedere meglio come posso mostrarvi. Allora, cominciamo con la pasta sfoglia. Ora io vi farò vedere, diciamo così, degli esempi, poi voi cucinerete appunto per i vostri commensali, per quanti ne sarete. 5, 6, ah no, non più di 6. 6, ne saremo 6, siamo tutti 6. Ok, quindi prendiamo la pasta sfoglia. La pasta sfoglia deve essere fredda, perché molti mi dicono, ma a me non mi viene, non mi si gonfia, ma che succede? La pasta sfoglia deve essere fredda, fredda di frigorifero, perché è principalmente fatta col burro e quindi il burro si sa, si scioglie. E quindi viene da sé che poi non si gonfia ben niente in forno. Allora, io faccio una cuocona, tiro fuori i miei strumenti che mi hanno regalato i miei nipoti a Natale l'anno scorso, e quindi ho i miei coppapasta, tutte le mie cose. Ok, allora facciamo questi medaglioni con la col formaggio spalmabile e con il salmone. E del formaggio spalmabile, vedete, molto semplice. Sarà semplice e veloce. Io non sono di molte, però sto pensando che questo forse è un po' piccolino, ma sì, facciamolo più grosso, va, mandiamo un po' di più. Ok, allora facciamo due cerchi così, ecco, perché questi sono sovrapposti, poi si sovrapporranno uno sopra l'altro, ecco, vedete? E due, ecco, facciamo un altro, e due, uno e due. Poi tra un po' rimetto i commenti, o abbiate pazienza, ma io devo anche capire se riuscite poi a vedere. Ok, sposto intanto, ecco qui. Ok, sposto la pasta sfoglia e intanto prendiamo, io intanto mi accorcio un po' le maniche, questi volant sono tutti fanatici ma poco pratici in cucina. Allora prendiamo del formaggio spalmabile e lo spalmiamo direttamente sopra il medaglione, sopra la pasta sfoglia, ecco, in questa maniera. Così, molto semplicemente, uno e due. Adesso ne faccio due per farvi vedere come si fa. Intanto rimetto i commenti. Vibe sister, questo l'ho visto perché mi sono avvicinata, perché improvvisamente mi è tornata la vista. Salmone, salmone, ecco qua. Magari non esageriamo nel riempire, io ho questa tendenza a fare le cose molto, però dopo strabordano e diventano una vera schifezza. Magari uno ci si impegna tanto e poi dopo no? Allora cerchiamo di rimanere diciamo abbastanza larghi, nel senso di larghi, stretti, insomma vabbè, non esageriamo. Allora chiudiamo il nostro medaglione e facciamo, io lo so che adesso voi mi direte, ma come si fa? Non lo so, perché io vado un po', ecco, l'ho imparato da poco, devo essere sincera, Ecco, allora vi mostro meglio, vedete? Ecco, lo facciamo un po' carino, dai. Che dite? Uno e due. Oh, questi vanno in forno già caldo, 180 gradi. Diciamo, non hanno una cottura molto lunga, un quarto d'ora. Poi ognuno sa il proprio forno, conosce le proprie, come si dice, le proprie, ecco qua,
Ero impegnata. Ognuno conosce il proprio forno, stavo dicendo, quindi ognuno sa se 180 equivale davvero 180, se non alzate, eccetera, eccetera. Ok, questi sono i medaglioni che però, per farli più carini, io vi consiglio di spennellarli con dell'uovo, che adesso recupero, perché è tutto pronto, però sai com'è, all'ultimo momento c'è sempre qualcosa che ci sfugge. Allora, li spennelliamo con un uovo. Sto facendo un macello impossibile, ma tanto voi non lo vedete. Facciamo finta di niente. Allora, ecco qua, spennelliamo. Ho lasciato anche l'albume, in realtà, anche il, sì, l'albume, dico bene. In realtà sarebbe meglio solo il tuorlo che fa più, diciamo, fa più rosso, fa più colore. Allora, non si spennella con l'uovo, si sa, ecco, li sto spennellando. Invece Jenny mi dice, a me il salmone, con che cosa lo cambio? Oh Jenny, guarda, questi si possono fare come ti pare. Puoi fare, dicevo, il salmone non mi piace, ho capito Jenny, bene. Ognuno poi fa un po' a gusto suo. Guarda, è buonissimo, per esempio, puoi fare con prosciutto crudo e taleggio. Puoi fare con le verdure, se c'è qualche amico vegetariano che ci ascolta, puoi mettere, non so, funghi, zucchine, asparagi, magari accompagnato sempre con del formaggio spalmabile o con qualcosa che leghi un po', magari con dell'uovo, con del parmigiano, perché altrimenti dopo dentro, sì, la pasta sfoglia è burrosa, però tende molto ad asciugare e quindi non è il massimo. Comunque via libera la fantasia, io vi sto dando delle idee, diciamo così, degli spunti, sono qui, non vado via, degli spunti, però poi la fantasia è la padrona della mente, fate quello che più vi aggrada. Oh, allora diciamo, questi li mettiamo in teglia e se ne vanno tranquilli al forno. Ok? Sono sempre qui, mi sposto leggermente. Oh, procediamo. Jenny, anche con il tonno è buono. Ah, sicuramente Camilla, il tonno lo possiamo mettere. È un passepartout in cucina indispensabile che ci salva la vita tante volte, veramente. Allora, no, questa non va bene. Mi serve quest'altra, sì, perché adesso faremo invece i cestini di gamberi e zucchine. Questo veramente vi lo consiglio perché è una chicca, una cosa golosissima. Allora, io ho dei gamberi, ho sempre una busta di colorità di gamberi in freezer perché appunto come il tonno diceva Camilla prima sono dei passepartout, tu sghiacci, scongeli il giorno prima questi gamberoni, riuscite a vedere? Vedete? E sono veramente, li metti dappertutto, puoi cucinare qualsiasi cosa, un primo al volo, una pasta sfoglia golosa, insomma veramente puoi, è un jolly in cucina. Allora, io avevo una zucchina enorme, adesso ne ho tagliata a metà. Funghi speck, bravissimi, buona, buona. Leggo bene, funghi speck. Ok, prendiamo la zucchina. Io adesso, ripeto, ne ho preso un pezzettino perché è, diciamo, un piatto, una cosa dimostrativa che vi faccio. Quindi non ne uso le 80. Quindi una zucchina, la grattugiamo con i fori larghi. Faccio un po' di rumore. E diciamo che questi cestini sono tipo, come posso dire, è come se andremmo a fare una quiche, via, più o meno, dai. Quindi il senso è quello. Facciamo delle mini quiche, le chiamiamo così, però noi non siamo francesi. Io sono abruzzese e dico i cestini, mi piace di più. Vabbè, facciamo i cestini. Ah, io adesso, vedi, faccio la spiritosa, poi mi ustiono, mi taglio, non si sa che combino. Ok. E queste sono le nostre zucchine che ho tritato. Mettiamo un poco di pepe e un pizzico di sale che recupero qua giù. Ecco qua. Adesso facciamo. Oh, mettiamo le due uova. Io vi saluto tutti, no? Non vi vedo tutti, poi vi saluterò uno a uno, non vi offendete, poi ci vediamo, ci salutiamo dopo. Allora, adesso, ecco, vedete, facciamo questa sorta di mini quiche, dicevo prima. Ecco, intanto questa, e aggiungiamo, non inorridite col,
col pesce. Adesso i puristi diranno: che fai? Però quando si fanno queste preparazioni, diciamo un po' rustiche, un po' tipo torte rustiche, quiche, eccetera, il formaggio sta sempre bene, che vi devo dire. Quindi metterò un cucchiaio di parmigiano grattugiato, perché gli conferisce un sapore, anche il parmigiano quando si scioglie il grana, quello che sarà, quello che sia, diciamo dà un gusto più, no? Deciso, e accompagna meglio i sapori. Allora, questa intanto noi la lasciamo riposare un attimino, mentre io riprendo la pasta sfoglia e farò i cestini di cui prima parlavo. Allora, questa volta prendo però, sempre che lo ritrovo, eccolo qua, prendo il coppapasta piccolino che avevo prima. Ecco, per fare i medaglioni ho usato questo. Quindi capite che diventa una bella porzione fare il medaglione di salmone così grande. Invece i cestini li faremo così piccoli, che poi andranno nello stampo dei muffin, con sotto il proprio, diciamo così, la propria cartina da muffin, ecco. Non mi fate emozionare che non so manco più contare, eh? Ma siete tantissimi, aiuto, grazie della fiducia, io sono veramente emozionatissima. Allora, quindi prendiamo lo stampo da muffin, vedete come l'ho sistemato e ci ho messo le proprie cartine. Facciamo una cosa di una semplicità veramente inaudita. Prendiamo i nostri dischetti e li posizioniamo dentro il cestino, dentro il pilottino che diventa un cestino, vedete? E qui adesso andiamo a farcire i nostri cestini. Oh, ripeto, anche qui, ah, ma a me la zucchina non piace. Oppure non so, non mi piace, non so, il gamberone, non sono allergico ai crostacei, perché ovviamente dobbiamo pensare un po' a tutto. Anche qui la fantasia va alla grande, perché potete usare ciò che più vi piace. Ripeto, io vi do delle idee per, diciamo, rendere la tavola di Natale, della vigilia e anche di Capodanno un po' diversa dalle solite cose che facciamo, la tradizione che sicuramente è importante perché ovviamente quella non si tocca, però fare anche delle cose simpatiche un po' diverse aiuta, no? Oh, allora, adesso vi mostro, se trovo il cucchiaio, eccolo qui. Ecco, molto semplicemente io andrò a mettere un cucchiaio di zucchine, parmigiano e uovo sul fondo della nostra quiche, la nostra tartelletta. Ecco qua. Vedete? Spero di sì. Comunque poi alzo così vi mostro tutto per benino. Ecco. Oh, poi prendiamo i gamberoni e senza pietà e senza tagliarli, ce li bello mettiamo sopra. Così facciamo proprio una cosa goduriosa. Oh, ma è Natale, ragazzi, eh! Cioè, veramente. Op, ecco qua. Non posso fare la spiritosa perché poi mi emoziono. Ecco. Vedete? Ecco, li mettiamo così. Eccoli qua. Vedete che carini? Eccoli qui. Anche questi vanno in forno a 180 gradi, forno già caldo. E attenzione, per la pasta sfoglia ho un altro consiglio da darvi, perché molte persone mi dicono: non si cuociono, rimane cruda sotto la sfoglia, sopra rimane dorata, magari si gonfia anche, eccetera, eccetera, ma quando poi andiamo a mordere sentiamo quella cosa molliccia sotto, che veramente non è il caso. Nei cestini, nelle verdure, un po' di panna, no? Guarda, non ho voluto mettere la panna questa volta perché c'era il pesce. Tu dici: hai messo il parmigiano, non metti la panna, è vero. Però, siccome la verdura e specialmente la zucchina che ho usato è molto umida, Sara, mi tira fuori l'umidità, mi tira fuori acqua, quindi non voglio creare un impasto molto, diciamo così, umido, perché già così siamo proprio al limite. Quindi vi consiglio di mettere in forno i cestini e i medaglioni a forno caldo almeno 5 minuti al piano sotto del forno, di modo che la prima cosa che si cucina è la parte inferiore, ok? E poi risaliamo il piano dopo una decina di minuti, 5-6 minuti, lo mettiamo al forno, diciamo a metà del forno, ecco, continuando la cottura sempre sui 180 gradi, almeno altri 10 minuti. O diciamo fino a quando non si saranno ben gonfiati, perché l'uovo fa gonfiare,
Ah, ma volete vedere come sono venuti? Aspetta che ve lo faccio vedere. Guardate un po'. La testa di stucco è un barbatrucco. Eccoli qua. Ecco, mi ho fatto un pasticcio colossale. Vabbè, comunque, questi sono i medaglioni e questi sono i cestini. Vedete? Poi ho messo delle foglie di alloro, ho sistemato con dei pomodori ciliegini, di modo che fa un po' colore, sembra un po' più natalizio. Se avanza della pasta sfoglia, che anche questo è un tormento, buttarla è peccato, nel senso che abbiamo tanti piccoli strumenti in cucina. Io, per esempio, ho tantissimi tagliabiscotti piccolini e ho fatto delle stelline. Vedete che carine? E le mettiamo qui intorno. Oh, questi si mangiano, mica si guardano. Quindi, diciamo così, prepariamo un piatto goloso, simpatico. Veramente con poca fatica, perché sono molto semplici da realizzare. E vi consiglio di mangiarli tiepidi, non freddi, perché mi è attaccata la foglia d'alloro. Perché sono più gustosi anche e si sentono meglio i sapori. Adesso vi volevo mostrare taglio il medaglione di pasta sfoglia. Vedete che bello dentro? Guardate, vedete? È carino, no? Poi è anche buono, oltre che carino. Oh, ma adesso passiamo a un grande dilemma. Che centro tavola facciamo quest'anno? Perché tutti gli anni noi, mamme di famiglia, diciamo, apparecchiamo le tavole, poi Jenny, la mia amica, è bravissima a fare queste tavole stupende. E abbiamo spesso, diciamo così, l'esigenza di fare un centrotavola diverso, carino. Se mi avete seguito qualche settimana fa sulla televisione, dove ogni lunedì propongo dei piatti, ho fatto una corona al salmone, che è un centrotavola, diciamo, assolutamente godereccio, oltre che bello, perché poi tu te lo bello mangi con le salse, lo tagli. Ecco, vedete un po' il salmone ritorna, perché comunque fa sempre festa, no? Questa volta invece vi propongo, sempre tratto dal mio libro, una ricetta, che sono le palline di, formaggio, che è un goloso antipasto. Io l'ho reinventato per questa occasione e l'ho fatto diventare l'alberello di Natale. Come? Andiamo a farlo. Allora, abbiamo bisogno di tutti i formaggi, ecco. Quindi io adesso vado a memoria che. Va bene, se no tanto poi le dosi sono scritte sulla mia pagina, andate lì, controllate, vedete, e poi prendetemi in giro. Ah, hai sbagliato! Allora, 60 grammi di gorgonzola, 60 grammi di ricotta, 60 grammi di formaggio spalmabile questo, ah, la robiola, 60 grammi di robiola. Allora, questi formaggi adesso io li schiaccerò per benino, vedete? E farò proprio una mousse, diciamo così. Ecco qua, vedete? Ho il collante di questa mousse è il parmigiano, che ne va 100 grammi, perché lega un po' tutta la struttura che vado a creare. Questa mousse deve stare in frigo necessariamente almeno un paio d'ore. Molte di noi, molte di voi lavorano e spesso capisco che non possono dedicarsi a fare pure cento tavola che si mangiano per Natale. Però con questo sistema voi potete prepararlo il giorno prima per il giorno dopo e vi pare poco? Nel senso che voi potete fare una bellissima figura preparando una cosa golosa, buona e anche facile, perché vedrete che è facilissima, e stupendo i vostri parenti, i vostri commensali. Allora, vedete, ho impastato questo. Adesso cosa facciamo? Delle semplici palline di formaggio che possiamo, diciamo così, poi passare sopra della granella di pistacchio tritato o del prezzemolo tritato. Io ho scelto queste due varianti perché voglio il verde, diciamo, voglio il verde che mi ricordi un po' l'albero di Natale, ok? Ciò non toglie che voi lo potete fare assolutamente come volete. Ecco.
Adesso questo non verrà perfetto perché, perdonatemi, ma diciamo il caldo, ecco, sono fuori da un po' dal frigo. Ecco, non è successo niente. Dicevamo, ecco, una pallina grande come una noce più o meno, vedete? Ok? Oh, adesso questa io la passo nella granella di pistacchio, se ci riesco. Eccola qui, vedete? Oh. Adesso vi faccio vedere dove la mettiamo, così ne preparate tante. Ah, un'altra idea, col peperosa, le bacche di peperosa, simpaticissimo proprio. Adesso vi faccio vedere un altro barbatrucco. Eccolo qua il mio albero di Natale, vedete? E qui ci mettiamo l'ultima pallina. Oh, poi sempre con la pasta sfoglia che avanza, possiamo fare il puntale con la stellina di Natale. Che dite? È simpatica questa cosa, è vero? Quantomeno è di effetto. Poi, ovviamente, come si mangia, ogni commensale mettiamo degli stuzzicadenti. Una volta fatto l'effetto, wow, che bello, che brava! Tirate fuori gli stuzzicadenti, li mettete, ognuno poi gusterà la sua pallina, magari con un buon prosecco ghiacciato, o un buon vino rosa. In Abruzzo abbiamo tantissimi buoni vini che possono, diciamo, allietare la nostra tavola natalizia. Allora, come avete visto, io vi ho dimostrato che con poco e anche velocemente noi possiamo fare tante cose. Ripeto, questi sono gli spunti, poi voi potete creare come più vi piace, come più la vostra fantasia vi suggerisce, i vostri gusti, ciò che più vi piace, eccetera, eccetera. Comunque, guardate che carino. Ho scelto ovviamente un piatto dorato, di modo che tutti i colori possano essere più, diciamo, evidenti. Voi fate come meglio credete, come meglio volete, con quello che avete in casa. Io adesso però smetto i panni da cuoca perché, e mi tolgo anche il grembiule, perché voglio fare un appello. E, perdonatemi se faccio, diciamo, questa incursione, ma la sento doverosa. Perché è una cosa in cui io credo molto. Da pochi mesi a Roseto è nata un'associazione contro la violenza sulle donne e non mi devo emozionare adesso. Purtroppo questa emergenza ci ha bloccato nei nostri numerosi e meravigliosi progetti che avevamo. Associazione che è nata grazie a questo romanzo Nel guscio della noce, scritto da Andreina Moretti, che è la presidentessa di questa associazione della quale io mi onoro di partecipare. Il mio appello oggi è aiutateci ad aiutare, perché come abbiamo bisogno di fondi perché appunto dicevo, questa emergenza Covid ci ha bloccato e ci sono tante donne che hanno sicuramente bisogno di essere aiutate. Noi stiamo aspettando di avere una sede opportuna e giusta per poter accogliere chi ha bisogno, diciamo così, accogliere nel senso di ascolto. E abbiamo tante figure professioniste, tanti amici, tante amiche che ci stanno seguendo, che sono parte di questa associazione. Io mando un bacio e ringrazio tutti, siete stati tantissimi oggi. E il mio invito è ad acquistare questo libro. Fate un regalo di Natale diverso. È un Natale diverso, allora siamo diversi anche noi. Perché acquistando questo libro una parte verrà, diciamo, devoluta a questa associazione. Io stessa ho regalato, questi libri, per aiutare la mia associazione. Perdonatemi se faccio un'incursione che forse nulla c'entra con la cucina e nulla c'entra con quello che ho detto finora, ma ci tenevo tantissimo perché tengo tantissimo a questa associazione, tengo tantissimo a questo messaggio, perché nessuna donna deve essere lasciata sola in balia della violenza. E insieme possiamo lasciare un mondo migliore ai nostri figli e lasciare un segno importante, un'eredità che non è fatta di soldi, che non è fatta di materialismo, ma che è fatta di gesti veri e concreti. Io vi ringrazio e quindi contattate la Moretti Andreina per acquistare questo libro, qualora lo vogliate, qualora lo desideriate. Io mi permetto di dire questo perché ci tenevo davvero tanto. E vi saluto, vi ringrazio, siete stati tantissimi, grazie di avermi ospitato nelle vostre case
E spero di esservi, di non avervi annoiato fondamentalmente. Quindi vi saluto, vi abbraccio e chissà, ci vedremo una prossima volta. Buon pomeriggio!